Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Bilancio dopo la seconda sessione. A questo punto si hanno sufficienti informazioni per una prima conclusione sul concilio. Il concilio si è trasformato in un enorme parlamento di 2400-2200 soggetti. Ma tutti questi vescovi non avevano mai lavorato in un parlamento come fanno i politici tutti i giorni. Così i più scaltri, ossia i vescovi del nord Europa, ne hanno approfittato. Invece gli altri, più cristiani, non si sono accorti delle forzature ingiustificate effettuate dai più scaltri. Da qui emergono le responsabilità dei due papi, Giovanni XXIII e Paolo VI, che non avrebbero mai dovuto abdicare al loro ruolo di monarca, perché qualunque parlamento di 2400 soggetti è troppo ampio perché non avvengano le peggiori scorrettezze e abusi. Effettivamente, come desiderava Giovanni XXIII, il concilio sarebbe dovuto durare solo un paio di mesi, perché i vescovi, i 2400 vescovi, tutti insieme, avrebbero dovuto correggere solo i puntini sulle i delle proposte che loro avevano inviato. In questo caso, probabilmente, il concilio avrebbe trattato di religione al popolo comune, secondo l'impostazione dell'aggiornamento di Giovanni XXIII. Invece, con la presa del potere da parte dei vescovi del nord Europa, il concilio ha finito per trattare di rapporti diplomatici coi protestanti, della ripartizione dei poteri tra papa e vescovi, dell'apprendimento dalle altre religioni, dell'introduzione nei documenti di tanti cavilli indefiniti qua e là, fatti apposta per lasciare la porta aperta a qualunque ulteriore riforma della Chiesa senza però passare per un altro concilio. Seconda intersessione. Argomento. Nuovo argomento? No, sempre lo stesso. Controllo, anzi, dominio del concilio. 2 luglio 1964. Manovre elettorali, il piano Döpfner. Su consiglio della commissione coordinatrice, il pontefice, Paolo VI, modifica il regolamento interno del concilio. Da allora, chiunque voglia prendere la parola nell'aula dovrà comunicare una sintesi del suo intervento almeno 5 giorni prima al segretario generale. In più, perché sia ammessa una richiesta, non bastano più le firme di 5 padri conciliari. Ne occorrono 65. Così vengono scoraggiati tutti quelli che non appartengono ad un gruppo ben organizzato, mentre si riesce a ridurre al silenzio i punti di vista minoritari. L'alleanza presa in mano la direzione del concilio fa di tutto perché nessuna contestazione intralci i suoi piani,
Essa chiude tutte le porte per le quali era riuscita ad introdursi. La stampa tedesca definisce queste manovre il Piano Döpfner, dal nome dell'arcivescovo di Monaco che aveva svolto un ruolo capitale alla conferenza di Fulda durante la precedente intersessione. Allora, probabilmente questa modifica dei regolamenti sarà stata presentata al Papa come soluzione per far concludere il concilio entro la sessione successiva, la terza. E invece, proprio a causa di questa modifica, ne occorrerà ancora un'altra, oltre la terza. Perché i vescovi del Nord Europa, dato che hanno acquisito ancora più peso con le 65 firme minime, esagereranno ancora di più. Terza sessione. 14 settembre, 21 novembre 1964. Argomento: vietato l'essenziale della religione. 15 settembre 1964. Non si parla dell'inferno. Apertura del dibattito. Le discussioni vertono sullo schema sulla Chiesa e sul capitolo 7, sulla Chiesa del Cielo. Monsignor Ruffini, arcivescovo di Palermo, Monsignor Gori, patriarca latino di Gerusalemme, e Monsignor D'Agostino deplorano che in quel capitolo non si faccia alcuna menzione dell'esistenza dell'inferno e della sua eternità. Alla fine, in nessun documento del Vaticano II, costituzioni, dichiarazioni, decreti, sarà nominato né inferno né paradiso. L'essenziale della religione dava fastidio alle relazioni con i protestanti e con le altre religioni. Ma se invece era utile all'uomo comune per sviluppare la propria individualità, ciò era per nulla considerato. Anche perché negli anni 60 gli uomini comuni avevano una forte individualità e ciò era dato per naturale, spontaneo. Invece, arrivati ad oggi, gli uomini comuni, senza più la sollecitazione dell'interesse personale verso l'aldilà attraverso la predicazione dei preti, hanno un rapporto con Dio astratto e ideologico e attribuiscono all'identità personale il valore basso e deprimente propagandato dai potenti con i film, le TV, la pubblicità, eccetera, dove solo gli eroi sono qualcuno, tutti gli altri niente. Indaghiamo ora a chi dava fastidio la Madonna. 16 settembre 64. Il vecchio schema sulla Vergine Maria è divenuto un modesto ottavo capitolo della Costituzione Lumen Gentium. Per di più, questo capitolo è mutilato ed è omesso il titolo di Madre della Chiesa. Prendono la parola 33 padri. Molti protestano contro queste modifiche. Il cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, accusa il testo di offuscare la cooperazione di Maria nell'opera della redenzione. Chiede inoltre che venga spiegato il titolo di mediatrice. Monsignor Mingo, arcivescovo di Monreale in Sicilia, propone che si precisi con l'espressione mediatrice di tutte le grazie e protesta contro la soppressione del titolo Madre della Chiesa. Il cardinale Wyszyński, arcivescovo di Varsavia, a nome di 70 vescovi polacchi, chiede che Maria sia proclamata Madre della Chiesa. Propone anche che il testo ridiventi uno schema intero.
a sé stante. Curiosamente, lo stesso cardinale Sunens segue e appoggia questi interventi. Lui fa parte dei vescovi del Nord Europa. Nonostante si oppongano alla posizione dell'Alleanza Europea, rimprovera al testo di minimizzare l'importanza della Santa Vergine. Anche lui, lungi dal lasciarsi scomporre, disorientare, dal demordere, l'Alleanza Europea reagisce per difendere il suo progetto. Il cardinale Legend, Quebec, Canada, sostiene che occorre reprimere fermamente gli abusi del culto mariano. Egli denuncia l'inflazione verbale della teologia mariana, aggiungendo che non bisogna confonderla con la profondità del pensiero. Cioè? Sofismi. Il cardinale Döpfner, a nome di 90 vescovi germanofoni, Wyszynski 70 e lui di più, e dei paesi nordici, afferma che il testo è perfetto così com'è. Il cardinale Bea, italiano, da parte sua spiega che bisognerebbe sopprimere il titolo di mediatrice, poiché un testo conciliare non è un manuale di devozione privata. Cioè, Maria è mediante la quale si è incarnato il Figlio di Dio. E lui riduce tutto ad un devozionismo privato. Tanto più aggiunge che il ruolo di mediatrice di Maria non è teologicamente sicuro. Allora, lui lo sa come stanno le cose. Queste sono tutte forzature, sono tutte furbate. E vediamo subito dopo perché. 18 novembre, due giorni dopo. Il testo sulla Santissima Vergine Maria, rivisto alla luce dei 521 voti justa modum, viene posto ai voti e accettato col 99% dei consensi. Gli osservatori protestanti esprimono il loro dispiacere e la loro delusione, facendo notare che il testo non corrisponde alle tendenze ecumeniche. Il professor Kuhlmann, protestante, spiega che si era sperato in una messa in sordina dei rapporti fondamentali con la Vergine Maria. Ecco a chi dava fastidio la Madonna. Ed ecco perché il cardinal Bea, prima, che è filo protestante, campava in aria che sulla Madonna non si sarebbe teologicamente sicuri di niente. Lui lo sa come stanno le cose. E però sapeva anche le richieste dei protestanti. Commento finale del settimanale di Sì, francese. Di nuovo si dimostra che la fazione tradizionale riesce a farsi valere quando è organizzata. Chiusura della vicenda. 21 novembre. E indagatore, qua c'è il prossimo video.